Ciao a tutti, io sono Ale e sono tornato, o meglio tornata, o meglio tornato con l'asterisco in un nuovo video. Allora, prima di tutto voglio scusarmi per non aver registrato video questo mese, cioè è un mese proprio che non pubblico niente e quindi mi scuso davvero, mi scuso, punto, basta, stop. Ma non avevo ispirazione, cioè generalmente non riuscivo a trovare l'ispirazione per fare video. Avevo argomenti, ho provato anche a registrare e non ce la facevo proprio. Spero quindi di riprendere da dove ho lasciato. Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi è stato molto richiesto mesi fa e anche anni fa, devo dire la verità, ma che ho sempre messo in disparte perché sapevo che sarebbero venuti i maestrini di turno a rompermi le scatole sotto i video, bla bla bla. Adesso sinceramente non me ne frega una mazza, quindi lo faccio. Molti di voi mi hanno chiesto se fosse possibile abbassare la voce, quindi il tono della propria voce, naturalmente senza assumere ormoni, quindi testosterone. La risposta è sì, si può. Io stesso ho provato questa cosa e posso assicurarvi che funziona. Come funziona? Ci sono prima di tutto delle cose da fare, ossia respirare. Buongiorno Ale, tutti respiriamo. Sì, ok, nel senso fare dei bei respiri, ok, per intenderci, respirare come si deve. Quindi voglio già precisare, se siete persone che si bendano, utilizzano un binder, una canotta contenitiva e desiderate fare questi esercizi, vi consiglio di levarvelo quando li fate, comunque li praticate, ok? Bene. Secondo consiglio, bevete tanto perché aiuta. Il terzo è lo stretching. Stretching per il collo, quindi su, giù, destra, sinistra, di lato, dall'altro lato e tutto il giro del vostro collo. Fatto come si deve, tipo. Oh, sì, sono parecchio incriccato. Questo vi aiuta principalmente a rilassare le corde vocali. Ora vi faccio un esempio di un esercizio che ho fatto per tot tempo. E mi ha aiutato perché i risultati proprio si notano. Ho iniziato a fare questo esercizio 7 mesi prima della terapia ormonale e mi sono accorto proprio che in questi 7 mesi ha funzionato. Cioè, è una manna dal cielo, funziona, fidatevi. Prendete la nota più bassa che avete, la tenete mentre alzate la testa. E mentre la abbassate, magari molti di voi non riusciranno a trattenere la nota o comunque per tutto il tempo, ma finché potete fatelo, ok? Finché riuscite a trattenerla, trattenetela. Stessa cosa per quanto riguarda destra e sinistra o quando girate, fate tutto il giro del collo, del collo, sì, del collo, quando fate tipo lo stretching, ok? Fatelo anche con la voce. Vi consiglio di fare questo esercizio alla mattina, appena svegli, e di non starci lì un'ora, tre quarti d'ora, ma 5-10 minuti ogni giorno, ok? Di modo da non sforzare troppo la vostra voce, le corde vocali, eccetera, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che penso sia molto importante è la consapevolezza, non so come spiegarlo, di dove ci esce la voce. Non so se l'ho spiegato recentemente. Cioè, se parlate dalla bocca, se parlate con la gola o se parlate con lo stomaco, diaframma. Ok, ci siamo. Perché se io parlassi con, lo so, la bocca, il suono della mia voce sarebbe molto differente da, che ne so, un Ale che parla con il diaframma. In tutti i modi, io non posso assicurare al 100% che questi esercizi funzionino per tutte le persone, perché ovviamente ognuno di noi è diverso e potrebbe accadere che, non so, qualcuno di voi non riesca poi a notare le differenze. Io ovviamente non sono un maestro di queste cose, non ho studiato queste cose, quindi semplicemente in caso vi consiglio di informarvi o guardare altri video su YouTube. Ce ne sono davvero parecchi anche per quanto riguarda i ragazzi F2M, che vogliono abbassarla naturalmente. Io non mi sono basato generalmente sulle persone trans o transgender o quello che è, ma ho fatto un video in generale perché ci sono anche uomini che vogliono abbassare la loro voce naturalmente. Scusate se l'inquadratura è cambiata, ma mi si è spento purtroppo il telefono e sì. È un video in generale, ci sono un sacco di uomini che guardano questi video, fanno questi esercizi per, come dire, abbassare il loro tono di voce, perché ad esempio li mette fortemente a disagio una voce particolarmente, un tono di voce particolarmente alto. Qui in descrizione comunque troverete un video abbastanza teorico di una persona che comunque ne sa e un altro per quanto riguarda invece le persone trans. Assieme ovviamente ai miei social, quindi Ask, Instagram e Facebook. Io vi mando un beso, ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti.